Più di un secolo di vita ripercorso, una minuziosa ricerca culminata in una raffinata raccolta, a testimoniare i legami familiari, l'evoluzione di tecnica, filosofia e innovazione nel fare vino. Nella cornice del parco Old Calabria, Torre Camigliati, alla presenza di esperti del settore e appassionati, i diversi relatori intervenuti alla presentazione del volume edito da Rubbettino hanno raccontato il viaggio fra generazioni, vicende e aneddoti che hanno caratterizzato la famiglia e il brand Librandi. Storia di uomini, vigneti e vini, recita il sottotitolo. E così, come ogni fotografo ha la sua musa ispiratrice, il giornalista e scrittore Gianfranco Manfredi, nel voler ritrarre la Calabria enologica, ha scelto come sua modella la cantina Librandi. Raccontando la storia della famiglia Librandi, di questa azienda che è capofila in Calabria nell'enologia, mi sono sforzato di raccontare anche un po' la storia del vino in Calabria negli ultimi decenni, quella dei vini che girano nel mondo, dei vini che si bevono, non diciamo tanto la retorica del passato mitologico, ma il presente, quindi la storia vera. Una cantina che, tradotta in numeri, oggi vanta oltre 230 ettari vitati di proprietà, 184 vitigni autoctoni recuperati, il ragguardevole traguardo di 2 milioni e mezzo di bottiglie prodotte con 15 diverse etichette, un export che sfiora il 50% della produzione in 40 paesi del mondo e in 4 continenti, perché è solo rispettando un rigido protocollo di filiera che si riesce a produrre eccellenza. Investimenti in strutture, investimenti in agricoltura, investimenti poi in ricerca e sperimentazione, in cultura, ma soprattutto tenendo sempre presente un percorso di sostenibilità aziendale. Questo nostro percorso ci ha portato quest'anno ad ottenere con grande soddisfazione il riconoscimento di azienda sostenibile da parte di Equitas. Una concezione moderna, in grado di rispettare e riscoprire tradizione vignaiola, fino a trasferire il territorio in un bicchiere. Un laboratorio a cielo aperto grazie all'incessante lavoro di sperimentazione e per questo largamente riconosciuta azienda vessillo dell'enologia calabrese. Abbiamo visto che è stata fondamentale la funzione dei fratelli Antonio e Nicodemo Librandi, perché hanno portato il vino calabrese in tutto il mondo, e facendolo conoscere e collegandolo agli ambienti scientifici anche nazionali e internazionali. E la pubblicazione di un libro fotografa sicuramente un pezzo di storia importante della enologia e della viticoltura calabrese.